Insomma, noi abbiamo questi papaveri alla guida dei nostri governi che si mettono d'accordo con gli americani e escludono anche una buona base di parlamentari, forse neanche il ministro degli interni, il sottosegretario Minniti, cosa ne saprà, cosa ha deciso prima Berlusconi e poi è stato chiamato Prodi in qualità di presidente del Consiglio, anche lui messo lì alla prova. È al corrente delle situazioni di questi negoziati, ma si sa che è stato il centrodestra, si sono offerti a dire Vicenza è nostro, allarghiamo, mettiamo un'altra base NATO, perché Berlusconi deve assolutamente apparire amico degli americani, uno strumento degli americani, perché con gli americani fa affari con la cinematografia, fa affari con la televisione, fa affari con tutta una serie di molteplici fatti, antefatti. Gli americani del base NATO, molti hanno l'assicurazione a Mediolanum. Prodi voleva assolutamente, dice, io ho deciso. Beh, aveva deciso anche la base di Rifondazione Comunista, una base che punta molto ai diritti civili, ai diritti di cittadinanza e che non vuole vendersi. Noi vogliamo che gli americani vadano via. C'è una lettera di Ciro Menotti, una delle ultime, non quella più importante, che un po' somiglia a quella che scrisse Pisacane ad Enrichetta, che lo aspettava in Svizzera prima che fosse accerchiato dai Borboni e morisse, si uccise Pisacane, quando gli morì anche l'ultimo dei suoi fedelissimi, prima di essere accoppato si puntò la pistola alla testa e si sparò. Ciro Menotti, impiccato dagli austriaci, raccomanda che l'Italia deve essere degli italiani e dice: qualora gli austriaci fossero il popolo più garbato e più gentile, popolo fratello, popolo affezionato all'Italia, che cantasse e gridasse gli inni italiani e si rifacesse alla tradizione di Cesare, dell'Impero Romano, del Rinascimento e di tutti gli artefici che hanno dato lustro all'Italia, loro possono dirlo a casa loro. L'Italia è un paese che deve assumere un'identità, ancora non c'era un'identità, si anelava, per questo si sono sacrificati. Quelli che Bush chiama terroristi, noi li abbiamo avuti. I Carlo Cattaneo, Mazzini, Mazzini che dice nessun federalismo deve passare in Italia, perché il federalismo ridarrebbe troppo potere agli enti locali e gli enti locali di conseguenza assumerebbero una sorta di tirannide nei confronti dei cittadini. Ci sarebbe separazione e separatezza tra enti locali, regionali, di nuovo con lo Stato centrale. L'Italia deve essere un'osmosi, una simbiosi, dove le identità nazionali e territoriali debbono essere italiane. Non è possibile avere gli americani in armi. Non abbiamo bisogno di occupazione militare, perché sappiamo che l'occupazione militare in Italia non fa altro che relegare la politica italiana alle allerchilate di Viareggio, di Venezia, di Rio de Janeiro. I politici che vogliono Alleanza Nazionale, Forza Italia, questi che vogliono gli americani, Berlusconi che dice gli americani ci hanno liberato, gli americani ci hanno occupato. Ed è inquietante come la tragedia del Cermis, l'olocausto di Ustica, il caso Sgrena e tante tragedie, la strage di Bologna, la strage di Piazza Fontana, l'Italicus, l'omicidio Moro, ci sono e c'è sempre un filo sottile che alla fine conduce alla CIA.
che conduce ai servizi segreti americani, che conduce a tutta una serie di situazioni che, pur essendo a conoscenza della matrice, della commistione tra i servizi segreti ufficiali e non ufficiali, l'America è stata sempre di ostacolo. Non a caso io ho ricordato che tra i tanti sequestri operati dalle Brigate Rosse, vogliamo ricordare il primo, quello del giudice Sossi, dove la polizia impazzì per cercare il covo del rapimento del giudice Sossi, come impazzì per cercare di liberare Moro. L'unico che lo sapeva, perché gli avevano detto gli spiriti, era Romano Prodi. Se l'era sognato, via gradoli. Ma quando fu sequestrato il generale americano James Lee Dozier, la CIA, USA Army impiegarono 15 giorni non per liberare Dozier, ma per smantellare tutta l'organizzazione delle Brigate Rosse, da Peci, Alunni, Moretti, Savasta. Furono presi tutti, Senzani, Sensi, tutti, anche qualcuno delle nostre parti. Quindi evidentemente non è soltanto ipotesi suggestiva, gli americani sapevano, forse si erano infiltrati, e, perché noi sappiamo che un popolo straniero che ha una leadership e ha delle idee politiche sul proprio territorio. È chiaro che se gli americani hanno una linea politica in America e una strategia economica, già che gli americani occupano tutti gli stati del mondo ormai, ma chi vuole dimenticare che al tempo in cui il presidente cileno Salvador Allende nazionalizzò una delle loro tecnostrutture, l'Anaconda, era una multinazionale che estraeva rame dal Cile e nelle povere miniere i cileni morivano massacrati, sfruttati, pagati in nero a 4 soldi, e le multinazionali americane si arricchivano. Cosa fece il socialista, il grande Salvador Allende? Nazionalizzò l'Anaconda. Nel giro di qualche mese gli americani fecero il colpo di Stato portato avanti dal generale Pinochet, e gli aerei americani bombardarono la Casa Rosada e fu ucciso il presidente socialista Salvador Allende. Questa è l'America, ma potremmo citare Eden Pastora. Chi era Eden Pastora? Un mercenario americano messo alle costole dei sandinisti, perché in Nicaragua i sandinisti non prendessero mai il potere, che Ortega non diventasse mai il presidente del Nicaragua, perché odiano i comunisti, ma odiano sostanzialmente tutte le forme politiche, le espressioni politiche, quelle economiche, in netto antitesi con la strategia economico-politico, reazionaria, guerrafondaia, di occupazione che l'America opera nei confronti di chi non la pensa. E abbiamo visto adesso come stiano tentando di premere il grilletto contro chi? Contro Ahmadinejad, contro l'Iran, perché non vogliono la bomba nucleare. Io sono invece perché, per un principio di deterrenza, tutti gli stati del mondo abbiano le loro bravi centrali nucleari. Io sono un antinuclearista, io con Democrazia Proletaria sono stato uno dei firmatari, ma anche degli estensori del documento preparato da DP, che poi diventerà documento nazionale, sul referendum contro le centrali nucleari. Ma se dobbiamo averle noi le bombe, se c'è un principio di deterrenza per far paura alla prepotenza degli americani, che sono gli unici dominatori in assoluto, cosa fanno? Spariamo sull'Iran perché hanno la bomba nucleare, pur sapendo che da Khomeini in poi, dopo la rivoluzione culturale, hanno avuto pure loro con la cacciata dello Scià, l'Iran ormai